scoperto il codice degli appalti dell''Ndrangheta, possiamo definirla così l'operazione di oggi? Sì, credo che questa è la migliore denominazione dell'operazione. Qui il cartello di imprese legato alle cosche è un cartello che di volta in volta ha determinato l'impresa che doveva acquisire l'appalto. Ecco, le regole venivano totalmente sovvertite perché gli unici a partecipare erano gli imprenditori che legati all''Ndrangheta o inseriti nell'ambito di quel circuito criminale che ha costituito il sistema di acquisizione degli appalti, consentiva di volta in volta di attribuirlo alle persone che, o alle imprese predeterminatamente erano state individuate. Procuratore Gratteri, ribassi in bianco come avveniva 30 anni fa? Sì, questa indagine ci ricorda tante cose, ricorda quando noi eravamo giovani, quando nell'89 ero pubblico ministero e il mio procuratore aggiunto Bombardier era GIP all'Ocri, e in quell'occasione è stato sequestrato il sindaco di Bovalino, rilasciato dopo poche ore. Questo ci ha insospettito tantissimo e quindi, partendo da queste questioni di persone, abbiamo trovato che in tutti i comuni della Locride c'era un cartello dove allora la procedura era quella della media mediata, cioè si lasciava in bianco la percentuale di offerta e poi con la stessa penna si indicava la percentuale del basso in base alla ditta che si era prefissata dovesse vincere. Poi si andava all'ufficio postale, trovavamo 20-30 raccomandate con ricevuto di ritorno, 20 lo stesso, il numero progressivo. Questa indagine è importante, purtroppo le mafie non hanno barriere, voi vedete che si muovono in tutta la Calabria, in queste due indagini delle nostre procure, come tranquillamente. Noi invece abbiamo dei problemi procedurali, di competenza, eccetera. E grazie al dato che io e il procuratore Cafiero De Rao ci parliamo, ci conosciamo ormai da 4 anni, è stato possibile trovare questo punto di incontro e immediatamente abbiamo deciso di fare questo lavoro assieme, e quindi l'altra fortuna è stata che era sempre la Guardia di Finanza, quindi di Reggio Calabria e di Cosenza, quindi con al vertice il generale Miglioli, che ha potuto meglio coordinare questa indagine. È un'indagine piena di riscontri dove ci sono decine e decine di aziende sequestrate. All'epoca noi avevamo solo la prova documentare, qui abbiamo intercettazioni telefoniche e ambientali, quindi le due indagini sono granitiche, fatte molto bene sia dalla Procura di Reggio Calabria che da quella di Catanzaro. Il livello politico amministrativo è toccato e sfiorato da questa, parlo soprattutto della provincia di Cosenza? Nella nostra sì, ma non sono dati spendibili. Grazie.